Buongiorno a tutti dalla mia cucina. Che spettacolo di calamaretti ieri che ho trovato. Eccoli, guardate qua. Sono fantastici. Li ho già puliti. Come li ho visti ho pensato ad un piatto molto colorato. Quindi ho preso questi datterini tre colori che sono fantastici, semplicemente fantastici. Quindi ho pensato ad un piatto con calamaretti e datterini tre colori. Molto molto semplice, ma sembra che già sto gustando il sapore. Quindi olio extravergine, aglio, pizzico di peperoncino, calamaretti appena scottati e datterini nemmeno molto cotti, sempre tre colori, un po' di prezzemolo e poi a tutti a tavola. Mettiamo in padella un'adeguata quantità di olio Evo, possibilmente di produzione italiana, di qualche frantoio vicino a casa nostra. Aggiungiamo uno spicchio d'aglio in camicia che poi toglieremo, un pizzico di peperoncino e mettiamo in cottura i calamaretti che devono cuocere pochissimo. Aggiungiamo con un pizzico di sale, senza esagerare, a me piace cucinare sempre un po' sciapo, così riesco a sentire veramente i sapori degli elementi che compongono il piatto. Prepariamo i datterini in proporzioni uguali per ogni tipologia di colore, quelli là rossi, gialli e quelli là color arancio, fantastici quelli là. E mentre i calamaretti vanno in cottura, tagliamo i datterini in quattro parti. Troppo forte la tentazione, ragazzi. Datterino, datterino giallo. Mai provocato? E mete magno. E non appena la pasta è cotta, bella al dente, mi raccomando, la mettiamo nella padella con i calamaretti e i pomodorini, 4 o 5 spadellate, pronta per l'impiattamento. E il gioco è fatto. Ecco i nostri piatti. Buon appetito, alla prossima!